vado in paese, mi sento agitata. Quando torni, zia? Sta buono, Totò, ritorno presto. Trovi che mi stia bene il mio cappellino nuovo? Ti sta benissimo, zia, sei molto bella. Grazie, Dorothy. Al mio ritorno stasera ti porterò un regalino. Sei gentile, zia, e ricordati anche di Totò. Oh, ma certo, Totò fa compagnia a Dorothy. Su, forza, forza! Fermo, fermo! Ah, sei proprio una signora. Non sembri affatto la moglie di un contadino. Non farmi dare delle arie! Torneremo il più presto possibile, sai, Dorothy? Andate piano, mi raccomando. Se vuoi, puoi mangiare tutte le paste. Davvero, zia M? Certo che puoi. Andiamo. Forza! Forza! Ciao! Arrivederci! Ciao! Caro? Siamo stati fortunati ad avere con noi Dorothy. Già, è proprio un angelo. Pensa come sarebbe triste la nostra vita senza di lei in un posto isolato come questo. Davvero. Totò, vieni! Vieni a mangiare la torta! Com'è buona! La zia si arrabbierebbe molto se sapesse che ti ho dato la torta. Perché noi siamo ancora molto poveri, nonostante che zio Harry lavori moltissimo, sai, Totò? Ma volevo farti un regalo speciale. Sai, Totò, zio Harry dice che un giorno farà sorgere qui una grande azienda. Intende coltivare il grano turco e gli ortaggi. Dice anche che vuole allevare le mucche e i maiali. È meraviglioso, vero, Totò? Mi domando di quanto tempo avrà bisogno per realizzare i suoi sogni. 3 anni? 5 anni? No, forse 10 anni e anche di più. Comunque lo aiuterò per quanto posso. Oh, che vento forte! Ah! Ah! Oh, il tempo sta peggiorando. Come dici, Harry? Guarda quella nuvola laggiù. Pioverà? Non credo con questo vento. È un tornado! Una tromba d'aria! Già! Ci rifugiamo in cantina, altrimenti il tornado ci scaraventerà in aria insieme con la casa.
fuori, Totò! Ma dove sei, Totò? Vieni qui prima che la casa voli via! Totò, vieni qui, ti prego! Ci siamo salvati! Oh, ma guarda com'è bella! Cos'è successo, Totò? Se sembri una bambina, immagino che tu sia una maga. Una maga? Io? No, non davvero. Eppure sei stata proprio tu che hai ucciso la strega cattiva. Io ho ucciso una strega? Ma di che cosa sta parlando? Per la verità, cara bambina, è stato l'arrivo della tua casa a farlo. Guarda, guarda le sue gambe che sporgono. La casa le è caduta addosso, ma io non volevo farle del male. Non devi preoccuparti, bambina. Quella strega ha tormentato per molto tempo la gente del paese di Oz. Il paese di Oz? Tu non ne hai mai sentito parlare? No. Oh, allora vieni. Ti farò vedere io com'è fatto. Su, vieni. Questa grande regione si suddivide in 4 paesi. Est, ovest, sud e nord. E ognuno ha una strega. Quindi ci vivono 4 streghe? Ora sono soltanto 3. La strega del paese dell'est adesso è morta. E io credo che tutti gli abitanti se ne rallegrino molto, non è vero? Grazie, grazie tante, signorina. Oh, ma io non capisco niente con tutte queste streghe. A proposito, io sono la strega del paese del nord. Anche lei è una strega. Non devi aver paura di me. Sono una strega, ma io è quella che governa il paese del sud e siamo buone. Oh. E io che avevo sempre creduto che tutte le streghe fossero cattive. No, non tutte lo sono. Quella che governa il paese dell'ovest è cattiva. Ma come faccio a essere sicura che lei è veramente buona? Totò! Che cos'hai, Totò? Oh. Oh. Le gambe sono sparite! La strega era molto vecchia e si è seccata per il forte calore del sole. Se vuoi, puoi prendere tu le sue scarpe d'argento. Hanno un misterioso incantesimo che io non conosco. Ma lei è veramente una strega buona. Bambina, tu non credi ancora alle mie parole? Ma allora, se lei è una vera strega, penso che mi potrà dire che cosa devo fare per tornare a casa mia nel Kansas. Prima vorrei sapere dov'è il Kansas. Lo stato del Kansas si trova negli Stati Uniti d'America. Desidero tanto ritornare subito da zio Harry e da zia Emma.
Loro non sanno più nulla di me e immagino che siano molto in pena. No. Mi dispiace tanto, signorina, ma il paese di Oz è circondato da un deserto così vasto che nessuno è mai riuscito ad attraversarlo. Mi sapete dire in quale direzione è l'America? Oh. Vedi, nessuna persona da noi sa nulla degli altri paesi. Senti, che ne diresti di restare qui? È un bel posto, sai, si vive bene qui. No, io voglio tornare a casa mia a tutti i costi. La prego, mi aiuti. Capisco, bambina. Allora aspetta un po'. E pipinciù, ciccicci, pipinciù. Dorothy, vada alla città degli smeraldi. Bene, bene, ho capito. Allora il tuo nome è Dorothy, eh? Sì. Dorothy, devi andare alla città degli smeraldi. La città degli smeraldi? Mm-hmm. Io sono certa che il grande mago di Oz ascolterà la tua richiesta e ti aiuterà. Ci andrò. Non puoi perderti, perché la strada che porta alla città degli smeraldi è pavimentata di mattoni gialli. Ma è possibile che tu abbia degli incontri pericolosi prima di arrivare? Non puoi venire con me, strega buona. No, non posso. Ma posso darti il mio bacio. Questo bacio ti proteggerà se sarai in difficoltà. Grazie, strega buona. Puoi superare qualsiasi difficoltà con la saggezza, il coraggio e l'amore. Ora va, Dorothy. Forza, dobbiamo andare, Totò. Riposiamoci un po', Totò. Abbiamo camminato abbastanza, sai? Come sono fortunata, le scarpe d'argento mi vanno benissimo. Abbiamo ancora tanto da camminare. Se mi fossi messa le vecchie scarpe, i tacchi si sarebbero già consumati, Totò. Oh no, Totò, non devi entrare nel campo. Totò, dove sei? Mi domando se i campi di grano turco di zio Henry daranno piante belle come queste. Dove sono i campi di zio Henry? Sei stato tu a parlare? Proprio io. È sorprendente. Mi sono stancato di stare qui sempre da solo. Notte e giorno infilzato su un bastone a spaventare gli uccelli. Sono stufo. E non puoi scendere mai da lassù? No, non posso. Senti, non puoi togliere il bastone dalla mia schiena? Sì, ci proverò. Su, vieni, forza! Fermati, fermati, su! Non ti preoccupare. Sono stato fermo per tanto tempo, capisci? Attento, attento! Devo fare assolutamente un po' di ginnastica. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Ma per
perché non eviti le buche? È già la terza volta che cado. Devi stare più attento. Sai, dobbiamo fare ancora tanta strada. Beh, il fatto è che dentro io sono pieno di paglia e sono senza cervello. E sarei proprio tanto felice se il grande mago di Oz me ne desse uno. Quando saremo arrivati lo pregherò di accontentarti. Ah, sarebbe meraviglioso per me vedere esaudito il mio desiderio. Senti, lasciami portare quel cesto. Te l'ho detto, io non sono come gli altri, sono instancabile. Ma sta attento a non cadere di nuovo. Oh, sì, sì. Oh. Che cosa c'è dentro questo cesto? Una torta e del pane. Tieni, Totò. Ecco, serviti. Questa torta è stata fatta da mia zia. Grazie, ma io non sento la fame, capisci? Tu non hai mai appetito. Vedi, la mia bocca è finta, non è una vera apertura. Se fosse vera, i fili di paglia di cui sono imbottito salterebbero fuori e il mio corpo perderebbe la sua forma. Capisco. Allora mangerò io. Prego, fallo pure. Ma tu come mai desideri tanto avere un cervello? Beh, adesso ti racconto. Nei primi tempi, dopo che ero stato piantato sul campo di grano turco, gli uccelli scappavano via, spaventati dal mio aspetto. E io ero molto felice, sai, ero fiero di me. Ma un giorno è arrivato un vecchio corvo, ha volteggiato un po' intorno a me e si è fermato sul mio braccio e si è messo a beccarmi. Così ho capito che non ero altro che un povero spaventapasseri. Poi è volato via ed è tornato con tanti altri corvi e si sono avventati sul campo di grano turco. Dopo aver mangiato a sazietà, il vecchio corvo mi ha detto: come deve essere brutto non avere un cervello. Io mi sono sentito triste e inutile. Da quel momento ho cominciato a sperare di avere anch'io un giorno il mio cervello personale. Per questo ti ho chiesto di essere condotto dal grande mago di Oz. Penso che dovremo trovare un posto per passare la notte. Per quanto mi riguarda, io non mi sento affatto stanco, lo sai? Io invece ho proprio bisogno di una bella dormita. Allora aspetta, lascia che ti cerchi un posticino adatto. Oh, oh, attento! Oh. Sì, sì, sto bene. Non ti vuoi sdraiare? Grazie, Dorothy, ma non preoccuparti per me. Te l'ho detto, io sono uno che non ha mai bisogno di nulla. Allora, buonanotte. Buonanotte, Dorothy. Stella cadente. Dorothy, rivolgiti a quella stella. Ti prego di mantenere in buona salute la zia e lo zio e di dare allo zio un raccolto di grano abbondante il prossimo anno. Zia M, zio R.
com'è rinfrescante quest'acqua. E tu non vuoi lavarti la faccia? Per carità, non scherziamo. Oh, hai sentito anche tu un gemito? Sì, l'ho sentito. Ma cosa sarà? Presto, andiamo a vedere. È da questa parte. Buono, buono, Totò. Perché ti stai lamentando, boscaiolo di latta? Vediamo, forse gli si sono seccate le articolazioni. Aspettami un attimo. Ecco, così va meglio. Aspetta, ne metto un altro po'. Grazie, grazie tante. È un anno che non riesco a parlare. Te ne metto un po' nel collo. Va meglio? No, la testa è arrugginita. Il collo si è molto arrugginito. Lascia che ti aiuti. Non esagerare, spaventa passeri. Guarda, si muove. Grazie, penso di riuscire a farcela da solo. Non vuoi mettere altro olio? No, basta così. Ah, che sollievo, la mia testa si muove benissimo da sola. Sono proprio contenta. Essere fatti di latta è un disastro. Un anno fa sono uscito per andare a lavorare, dimenticando di dare la solita oliata al mio corpo. Quel giorno mi sono bagnato per la pioggia, così si è formata nelle articolazioni della ruggine che mi ha reso incapace di muovermi. Capisco, ma perché ci hai detto che vuoi ottenere un cuore dal grande mago di Oz? Così come sono, non posso né amare gli altri né farmi amare, capisci? Allora non ti sei mai innamorato, boscaiolo? Il mio corpo è di latta e quindi insensibile. Come posso provare dei sentimenti? Voglio un cuore per sapere che cos'è l'amore. Attento. Grazie, grazie tante, boscaiolo. Devi essere prudente, puoi farti male. Sta tranquillo, non mi è successo nulla. Io non riesco a credere che veramente tu non possa amare. È la verità. Sarà, ma io non ne sono convinto. Neanch'io. Io lo desidero, ma non posso perché mi manca il cuore. Ho paura. Mi sembra il ruggito di un leone. Un leone? Sei sicuro? Io penso che dobbiamo ugualmente andare avanti insieme nella foresta. Sì, lo penso anch'io. E adesso, che facciamo? Vattene via! Aiuto! Volete combattere con me? No! Oh, no! Attento, Totò! Non ti vergogni? Una bestia grande come te che se la prende con una piccola creatura come Totò! Prometto di non mordere! Sei proprio cattivo. Hai appena cercato di assalire Totò, poverino. Sì, è vero. Scusami, non lo farò mai più. Hai anche dato una zampata allo spaventapasseri che è fatto di paglia. Ah, adesso capisco perché è volato via così facilmente. Accidenti a questo leone.
Lo sai che sei proprio antipatico. Anche quest'altro tuo amico è pieno di paglia. No, lui è fatto di latta. Oh, ecco perché le mie unghie si sono fatte male. E questo piccolo animaletto chi è? Lui si chiama Totò, è il mio cagnolino. Ah, sono stato proprio un gran vigliacco a cercare di morderlo, poverino. Ma come fai tu ad essere così fifone? Sono un codardo nato. Secondo la tradizione, il leone è considerato il re degli animali e perciò posso spaventare tutti gli abitanti della foresta con un solo ruggito. Se devo dire la verità, però, io scapperei se un elefante oppure un orso volessero attaccarmi. Sono un codardo. Non avrei mai creduto che un leone potesse essere così timido. Sono timidissimo. Sono infelice, di fronte al pericolo mi commuovo. Sei sicuro di non soffrire di mal di cuore? No, io non ho malattie cardiache, sono soltanto un fifone, ecco. Anche se sei così pauroso, io ti invidio per il fatto che hai un cuore. Speriamo che il grande mago di Oz esaudisca il mio desiderio. Il grande mago di Oz? Io sto andando da lui con la grande speranza di poter ottenere il cervello. E io voglio il suo aiuto per tornare a casa nel Kansas. Io? Mi domando se il mago riuscirà a darmi un po' di coraggio. Cosa ti è successo, boscaiolo? Hai uno strappo muscolare. Credo d'avere ucciso un piccolo animale. Cosa dici? Avrai calpestato un insetto, forse. Infatti, ecco, guarda, è uno scarabeo. Non mi sono accorto che finiva sotto il mio piede, poverino. Beh, non mi pare il caso di dispiacersi troppo. In fin dei conti si tratta solo di un insetto. Il boscaiolo è di latta, ma è tenero. Tutti quelli che hanno il cuore possono facilmente amare, soffrire, compatire e comprendere gli altri, ma io che non lo posseggo devo sorvegliarmi nelle mie reazioni. È per questo che io non posso... Che cos'hai, boscaiolo? Forse si sente male. Ah, adesso capisco. Il boscaiolo poco fa ha pianto e così il perno della mascella si è arrugginito. Ecco perché non riesce a muovere la bocca. Diamogli un'altra oliatina. Oh, come faremo? Non vedo nessun sentiero che scende nel burrone. Allora non c'è altra scelta che tentare di saltarlo. Ma se non ci riusciamo, saremo costretti a tornare indietro, purtroppo. Non ce la faremo a oltrepassarlo. Puoi superare qualsiasi difficoltà con la saggezza, il coraggio e l'amore. Ora va, Dorothy. Desidero tanto arrivare alla città degli smeraldi. Vi farò saltare il burrone. Ma non ti senti morire di paura? Hai detto che sei un fifone. Sì, ma anch'io desidero arrivare a tutti i costi alla città di Oz. Leone, ascoltami. Porta me per primo al di là del burrone. Se anche dovessi cadere, non mi farò alcun male. Va bene, d'accordo. Sali sopra di me. Sono pronto. Reggiti bene. Andiamo! Ecco fatto! Bravo, Leone! Evviva! Evviva! Grazie, Leone! Vieni, signorina Dorothy, tocca a te. Allora, Leone, sei pronto? Lascia fare a me! Via! Oh! Upla! Non riesco a credere che Leone sia un pusillanime.
Siamo arrivati nel cuore della foresta. Certo, e so anche che c'è un Caridas che abita proprio in questi paraggi. Un Caridas? Cos'è? È un animale mostruoso con una testa da tigre e un corpo da orso. Ha anche delle unghie lunghe e mi potrebbe squarciare in un batter d'occhio. Totò, Totò, sta attento a non perderti. C'è un mostro terribile nella foresta. Mi auguro di non incontrare il Caridas sulla nostra strada. Ma che cosa fai, boscaiolo? Caridas! C'è un altro burrone, non possiamo continuare. Tu pensa a come attraversarlo, io cercherò di guadagnare tempo. Pretendete troppo da me, sono senza cervello, lo sapete. Ma ci ucciderà se non riusciamo a fare qualcosa. Beh, evviva! Boscaiolo! Non ti preoccupare. Quanto manca alla città degli smeraldi? È già tanto tempo che camminiamo. Io proprio non lo so. Nessuno di noi in passato è mai arrivato fino alla città degli smeraldi. Io sono vissuta solo nel Kansas. Sono cresciuta correndo per i campi e non sono seconda a nessuno quando si tratta di camminare. Aspetta, aspetta, Totò! Io invece non sono capace di correre a lungo. Neanche io. Oh, è la città degli smeraldi! Siamo arrivati alla nostra meta, amici!
Di Oz vive laggiù. Penso che lui mi aiuterà certamente a tornare a casa. A me forse darà il cervello. Io avrò il cuore finalmente. Io vorrei davvero diventare il re della foresta. Faccio la guardia a questa porta. Che cosa volete? Ditemi qual è il motivo della vostra venuta. Noi vogliamo vedere il grande mago di Oz. Cosa? Non ricordo di aver mai visto nessuno tanto coraggioso da parlare così. Dobbiamo esprimergli dei nostri desideri personali. Sappiate che se le vostre richieste non saranno ragionevoli, vi sarà tagliata la testa. Questo ci sorprende. Noi abbiamo sentito dire che il mago di Oz è molto buono. Il mago è saggio, certamente. Ma si arrabbia molto se viene a sapere che qualcuno pretende di vederlo. E per la verità non credo che nessuno abbia mai raggiunto questo obiettivo. Ma noi veniamo da molto lontano e dobbiamo parlargli dei nostri problemi. Comunque, vado a comunicargli il vostro desiderio di vederlo. Vado a riferire al mago della vostra venuta. Voi aspettatemi qui. Ma lui in quale parte del castello si trova? Alla sommità di quelle scale. Vedere il mago proprio di persona. Oh no, non posso. Lui mi parla da dietro un paravento. Voi aspettatemi qui. Totò, scendi subito da lì. Cosa faremo se il grande mago si rifiuterà di riceverci? In questo caso entrerò con la forza nella sua stanza. Bravo, se farai una cosa del genere verrai subito decapitato. Avanti, non mettiamo il carro davanti ai buoi. Aspettiamo e si vedrà. Se il mago non vorrà riceverci, allora penseremo al da farsi. Senti un po', spaventapasseri. A te serve veramente un cervello. A giudicare da come ragioni, non direi proprio. Certo, certo che mi serve. È proprio per questo che sono venuto fin qui, amico. Sono spiacente di avervi fatto aspettare. Il mago ha detto che vi riceverà. Oh, bene! Ma acconsente a incontrarvi soltanto uno alla volta. Allora, potrei essere io la prima a vederlo? Certo. Dorothy. Signor
signorina, ha potuto vedere qualche volta il grande mago? Oh no, posso solo ascoltarlo quando mi parla. Adesso io la lascio. Lei da questa porta deve entrare da sola nella sala del trono. Non temere, bambina. Non devi aver paura di me. Io sono il mago di Oz. Signor mago, io mi chiamo Dorothy. So che con i tuoi compagni hai fatto un lungo viaggio per parlare con me. Sei coraggiosa, piccola Dorothy. Chi ti ha dato quelle belle scarpe d'argento? Le ho avute in regalo perché ho ucciso per caso la strega cattiva del paese dell'est. Mi hanno riferito che hai una richiesta da farmi, piccola Dorothy. Per favore, mi puoi aiutare a tornare a casa mia nel Kansas? Vuoi andare nel Kansas? Sì, è uno degli Stati Uniti d'America. So bene di che cosa parli. Lei è davvero un grande mago. La strega del paese del nord non conosceva il Kansas. Allora posso contare sul suo aiuto? Sì. Oh, grazie, signor mago. Io desidero immensamente riabbracciare al più presto mio zio Harry e la zia Anne. Prima di offrirti il mio aiuto, voglio che sia tu a fare qualcosa per me. Che cosa devo fare? Io voglio che tu elimini la strega che governa il paese dell'Ovest. No, no, io non posso farlo. Tu hai già ucciso quella che viveva nell'Est. Rimane ancora una strega cattiva in questo paese. Se vuoi tornare a casa tua, Dorothy, devi eliminarla. Vive nel suo castello nel paese dell'Ovest. Lei mi chiede troppo. Io non sono abbastanza forte per farlo. Ma io non ti chiedo di adempiere a questo compito da sola, Dorothy. La prego, mi faccia tornare subito al mio paese. No. Oh. Eccola! Com'è andata, Dorothy? Non mi manderà nel Kansas. Su, su, non piangere, signorina Dorothy. Se tu ti disperi così, diventiamo tristi anche noi. Vieni. Coraggio, adesso raccontaci tutto con calma, Dorothy. Tu sai che puoi contare su di noi. Faremo tutto il possibile per aiutarti. Ho sentito dire che il mago è un grandissimo testone. Non lo so, io non l'ho mai visto. Io sono il mago di Oz. Tu chi sei, curioso giovanotto? E per quale motivo hai chiesto di essere ricevuto? Parla, ti ascolto. Buongiorno, ecco, io sono uno spaventapasseri. Non sono come gli altri, ho la testa vuota. O meglio, contiene soltanto dei fili di paglia. Perciò sono venuto a chiederle di darmi un cervello. Io ti darò un cervello se tu riuscirai ad eliminare la strega cattiva del paese dell'Ovest. Anche a me è stato chiesto di eliminare la strega dell'Ovest. Anche a te, davvero? Senti, Dorothy, il grande mago ha l'aspetto di una donna bionda con le ali, vero? Oh, no! Io sono il re di Oz. Chi sei tu? Cosa ti ha indotto a venire qui a chiedermi udienza? Esprimi con chiarezza il motivo della tua venuta. Ma lei è davvero il grande mago di Oz? Leone, abbiamo deciso di andare ad uccidere la strega cattiva del paese dell'Ovest.
Anch'io ci andrò certamente. Il mago mi ha detto che non mi darà il coraggio se non gli porterò la prova della morte della strega. Il grande mago era una donna alata, vero Leone? Neanche per sogno, era una palla di fuoco. Una palla di fuoco? Mi domando se saranno veramente capaci di eliminare la strega del paese dell'Ovest. Quella vecchia megera è molto potente ed estremamente astuta. La sua dimora è ben protetta e quasi inaccessibile. Muoviti! Abbiamo delle visite. Chissà se il castello della strega è molto lontano. Non vedo ombra di castello. Neanch'io vedo nulla intorno. Non deve essere lontano perché sento la presenza di esseri umani. Ma non mi arriva soltanto l'odore dell'uomo. C'è qualcos'altro. Cosa senti, Leone? Annusa bene. Beh, ecco, odore di uccelli e poi di animali. Forse di lupi. E qualcos'altro che non riconosco. Potrebbe essere l'odore della strega. Nel nostro paese sono arrivati degli intrusi. Allerta, miei fidi lupi, andate loro incontro, affrontateli e sbranateli. Nessuno deve mettere piede sulle nostre terre. Cos'è quella nuvola di polvere? Una nuvola di polvere. Ho riconosciuto l'odore. Non vi preoccupate, lasciate fare a me. In certi casi è una fortuna essere fatti di latta. Ne avete abbastanza? Accidenti, che delusione, i miei lupi! Farsi uccidere da un boscaiolo! Sono stati uccisi, andate, beccateli negli occhi, non perdete tempo. Guardate, arriva uno stormo di uccellacci. Io non posso fare niente, è difficile colpire gli uccelli con un'ascia. Ci penserò io. Riparatevi dietro la roccia, così non vi beccheranno gli occhi. A noi! Ehi, guardate! I corvi erano sicuramente stregati. Ecco perché si sono trasformati in un mostro. Come stai, spaventapasseri? Abbastanza bene, non ti preoccupare. Mi serve il lubrificatore. Anche tu hai bisogno di oliarti? Ecco il lubrificatore, tieni. Grazie. Ma che cosa ti serve? Vedrai.
Che disdetta! Neanche i corvi sono bastati! Qual è l'ordine che devo eseguire? Elimina gli intrusi che hanno fatto fuori i lupi e i corvi! Sarà fatto subito, regina! No, aspetta un momento! Devi prenderli vivi, portali qui vivi, li voglio uccidere io uno a uno! Non sentite anche voi uno strano rumore? Guardate, le scimmie con le ali! Lasciatele a me! Che cosa vuoi farmi? Dove hai portato i miei amici? Questa ragazza è stata baciata dalla strega buona. Non possiamo farle del male. Riporta qui lo spaventapasseri e gli altri miei amici. Ah, non possiamo disobbedire all'ordine della nostra regina. Dobbiamo portarti al suo castello, se non ti dispiace. Andiamo, andiamo subito. Mettetemi giù! È questo il castello del paese dell'Ovest? Sembrava una montagna rocciosa. Che piacere vedervi! E la ragazza dov'è? Eccola! Volete spiegarmi perché non l'avete ancora legata? È stata baciata dalla strega del nord sulla fronte, non possiamo trattarla male! Siete soltanto dei fifoni! Ah, come sei coraggiosa! Prenderò io le belle scarpette d'argento che porti! Il segno del bacio della strega del nord non ha nessun effetto su di me. È quello che vedremo. Vi slego subito, amici. No, Dorothy, non c'è tempo. Fuggi subito, fuggi. Voglio liberarvi. Scappa, Dorothy, scappa. Accidenti a quel maledetto cane. Uomini, rincorrete la ragazza, presto. Non può essere lontana, la troverò! Ecco le sue tracce, è passata di qua! Grazie tante, dottore. Leone, surfa presto, vieni a liberare subito anche noi! Che stupida quella ragazza! Spero di poter uscire viva dal castello! Ponte, devi crollare e farla precipitare! Dorothy, ecco, sono qua! Aiuto! Sono qua io! Fortuna che ti ho visto! Ti sei fatta male! No, grazie, Leone! Ah, quegli idioti si sono fatti scappare i prigionieri! Ok. Leone,
Non senti la vicinanza della strega? Eppure non deve essere lontana. Dobbiamo assolutamente trovarla e sopprimerla. Sopprimermi? Ah, quanto siete stupidi! Ah, prendete questo! La ragazza è inafferrabile a causa dell'incantesimo! Non puoi scappare! Qualunque cosa tu faccia, non riuscirai a sfuggirmi! Se in trappola, la ucciderò sotto i vostri occhi! Ora non potrai più sfuggirmi! Adesso le sue scarpe d'argento diventeranno mie! Mi sapete dire che cosa è successo? Dorothy, sei riuscita a ucciderla. Mi dici come hai fatto? Ho spinto un'anfora piena d'acqua, è rotolata per le scale e le è finita addosso. A me sembra ancora... Mi sto sciogliendo! Guardatela, amici, sta diventando sempre più piccola. Ma allora l'acqua era proprio un suo terribile nemico. Sì, sto soffrendo tanto. Una grande strega come me è sconfitta da una piccola ragazzina. Sto morendo. Che bello, abbiamo vinto, abbiamo ucciso la strega, potrò tornare a casa finalmente. Io forse potrò avere il cervello. Il mago dovrà darmi il cuore. E a me il coraggio, spero. Mago di Oz è la grande testa. O la bella donna. O il mostro che sembrava un rinoceronte. O quella terribile palla di fuoco. Ma intanto il grande mago sta ritardando. Non sto ritardando affatto. Sono il mago, il re di Oz. Ditemi il motivo della vostra visita. Ma scusi, lei dove si trova? Ce lo può dire, per favore? Mi sto sedendo sul trono. Ecco, ora ascolto quello che avete da dirmi. Parlate pure. Lei ha promesso di mandarmi da zia M nel Kansas se fossi riuscita ad uccidere la strega cattiva dell'Ovest. Tu hai veramente eliminato quella strega? Sì, è morta dopo che le ho rovesciato addosso un'anfora piena d'acqua. Era davvero così debole? Allora, quando posso partire per il Kansas? Devi aspettare, voglio avere ancora un po' di tempo per pensarci. Il tempo l'ha avuto, ora deve rispettare gli impegni presi con noi. Si ricorda, a me ha promesso il cervello. A me il cuore. E a me un coraggio da leone. Aspettate domani. Ma perché dobbiamo aspettare? Questo non è giusto. Chi è lei?
Fermo! Fermo, Totò! Oh, ai! Che male! Chi è lei? Per favore non colpirmi, io sono il mago di Oz. Metti giù l'ascia, ti prego, ti prego. Cosa? Tu sei il mago di Oz? Mm-hmm. Ma davvero? Sì, sono io. Sono veramente il mago di Oz. Ma allora non è la grande testa? E neanche la bella donna con le ali? Nessuna bella donna. E neppure il mostro con le corna? E quindi anche la palla di fuoco era una finzione. Sì, vi ho ingannato tutti, ho fatto l'illusionista. Per mezzo di un filo ho sospeso la grande testa al soffitto, poi da dietro il paravento muovevo gli occhi e la bocca usando dei tiranti. Ma è incredibile. E come faceva a parlare? Sono un bravo ventriloquo, sono capace di imitare facilmente qualsiasi voce. Non racconti frottole. Ma è la verità. Usando le mie qualità e questi trucchi, ho fatto credere a tutti di essere un grande mago, ma in verità sono un uomo comune nato a Omaha. Omaha? È sul Missouri, vicino al Kansas. Ma certo. E come mai si trova qui? Una volta ero il pilota della mongolfiera di un circo. Un giorno la corda che la tratteneva a terra fu tagliata accidentalmente. Venni sbalzato in alto, sopra le nuvole, e ho volato a lungo e per caso sono arrivato in questo paese. Mi hanno creduto un mago perché ero arrivato dal cielo. Ma allora lei non è nient'altro che un impostore. Sì, è vero, purtroppo ho sempre mentito. Ma ho governato con saggezza e la gente mi ha obbedito fedelmente perché mi ha creduto un grande mago e ha costruito per me una città meravigliosa e la mia reggia. Ho cercato di essere un uomo giusto. Venite, vi mostrerò alcuni dei miei trucchi. Io sono il grande mago di Oz. Per favore, mi dia il coraggio che mi aveva promesso. Non hai bisogno di coraggio, ma di maggior fiducia in te stesso. Non c'è creatura che non abbia paura di fronte al pericolo. Il vero coraggio consiste nell'affrontare le avversità, e di questo ne hai in abbondanza. Oh, sì, certo. Grande mago, te l'ho detto, io voglio il cervello. Ma tu non hai bisogno di un cervello. Il cervello ce l'hanno anche i bambini molto piccoli, eppure loro non hanno sapienza. Impari qualcosa ogni giorno. Tutti possono diventare più saggi se fanno tesoro dell'esperienza. L'esperienza conduce alla saggezza. Sì, ho capito, ho capito. E per la mia richiesta del cuore, che mi dice? Fai male a desiderare il cuore. Il cuore troppo forte richiama tutti intorno a te. Quello troppo debole ti tormenta sempre. Non ti rendi conto della fortuna di non averlo. Beh, veramente dipende dai punti di vista. Adesso tocca a me, signor mago. Mi dice come posso tornare nel Kansas? Beh, questa è una domanda difficile. Lasciami pensare un po' di tempo e vedrai che mi verrà una buona idea. Ci ha raccontato di essere arrivato qui con una mongolfiera. Sì, è vero. E lei ha ancora quella mongolfiera? Sì. Potrebbe essere qui dentro. Vediamo un po'. No, questo no. No, non è qui. Questo no? Forse... Ma sì! Sì! Eccola! Oggi io parto per andare a trovare mio fratello più vecchio che abita sulle nuvole. Durante la mia assenza il saggio Spaventapasseri prenderà il mio posto. È l'ora di dirti addio, Dorothy. Posso partire anche perché al mago è venuta nostalgia di casa sua. Ti ringrazio, Dorothy. Se non ti avessi conosciuto, sarei rimasto sempre un gran fifone. Sì, è vero. Se non avessi incontrato Dorothy, io sarei rimasto per sempre arrugginito in quella foresta. Grazie, Dorothy. Tu non devi piangere. Ti viene di nuovo la ruggine. Sali a bordo, Dorothy. La direzione e la forza del vento sono buone.
Eccomi! Vieni, Totò! 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 Dorothy, dove vai? Sali subito, oppure la mongolfiera! Totò! Porle di vivere tutti insieme qui. No, non sono d'accordo. I suoi zii non abitano nella città di Oz. Ascoltate, amici. Noi adesso dobbiamo trovare il modo di far tornare Dorothy a casa sua nel Kansas. Non dovete preoccuparvi. Non devi essere triste, Dorothy. Potrai tornare nel Kansas. Totò! L'ho trovato vicino al castello. Totò! Grazie, grazie tante. Ma lei come fa a sapere il mio nome? Io mi chiamo Grinda, Dorothy, e sono la strega del paese del sud. Allora lei è una strega buona. Sì, lo sono. Ho saputo dalla mia amica del paese del nord che sei ansiosa di tornare a casa tua. C'è un altro modo per andare nel Kansas. La mongolfiera non è più utilizzabile, è già partita con il mago a bordo. Niente mongolfiera, bastano le tue scarpe d'argento. Devi soltanto battere i tacchi delle scarpe 3 volte e pronunciare il nome del posto dove vuoi andare. Partirai immediatamente per la tua destinazione. Ma allora... Sei proprio fortunata, Dorothy. Sì, sono fortunata, ma questa volta ci separiamo davvero. Signorina Dorothy... Non dimenticarci quando sarai tornata a casa tua. No, non potrò dimenticarvi. Non conosco nessuno al mondo coraggioso quanto te. Grazie per avermi salvata tutte le volte che sono stata in pericolo. Tu, con la tua saggezza, fa diventare la città di Oz un posto ancora più meraviglioso. Caro boscaiolo, attento quando piove. Sarai nei guai se ti arrugginerai di nuovo. E lei, signorina Grinda, aiuti sempre chi ha bisogno, come ha fatto con me. Per favore, io voglio andare a casa, da zia Emma. Addio! Addio a tutti! Addio, città di Oz! Addio! Addio! Vieni qui e guarda in alto. Ma cosa vuoi? Adesso ho da lavorare. Guarda, guarda là sui monti, che bello arcobaleno. Sì, è molto bello, chissà se anche Dorothy lo sta guardando. È inutile pensarci, Dorothy non c'è più. No, sono certa che vive ancora da qualche parte. Henry, ascolta, ascolta, mi sembra di sentire abbaiare Totò. Oh, non dire sciocchezze. Ma è Totò, ti dico, è proprio Totò. Totò? Sì, è lui, è lui, è lui. Dorothy? Oh, zia!
Harry! Ah, bambina mia! Lo sapevo che era viva! Sono stata sollevata dalla tromba d'aria. E dove sei stata tutto questo tempo? Nel paese di Oz. Ma che cos'è questo paese di Oz? Non ne ho mai sentito parlare. Dimmi dove si trova. Il paese di Oz è dietro quell'arcobaleno. Ne sono sicura.